sta nevicando. Anche oggi non ho potuto fare niente, però devo andare a prendere alcune cosette in qualche negozio. Oggi ho un giorno di riposo dopo 6 turni di mattina. Sì, questo mese ho i turni un pochino più serrati, un pochino più stressante. Infatti questo video credo che esca con qualche giorno di ritardo. Però questo sacrificio, perlomeno questo mese, ho i turni un pochino più serrati perché a Pasqua ho 4 giorni liberi e probabilmente torno in Italia, anche se solo per 4 giorni. E comunque il mese prossimo non è che lavoro più di tanto, perché ho, mi pare, 9 giorni di ferie verso la fine del mese, quindi sarà un mese molto rilassante. Una bilancia, una pesa persone, niente di particolare, però voglio assolutamente comprare il tavolino per la televisione perché è troppo scomodo così. Ok, quindi sì, a Pasqua torno in Italia se la situazione non dovesse peggiorare. Ora attualmente l'Italia, perlomeno il Lazio, la mia regione, è in zona rossa. Attualmente posso comunque tornare in Italia col tampone. Missione compiuta, tavolino trovato, andiamo a ritirare. Continua a nevicare, ma sono 2,5 gradi, non attacca, per fortuna. Ah! Hanno fatto aspettare che c'era gente davanti. Ok, possiamo andare a fare un pochino di spesa per questo oggi e ci vediamo a casa. Che ve ne sembra? Carino. Adesso ho anche un tavolino per il divano. Il divano l'ho dovuto tirare un pochino indietro per lasciare un pochino d'aria. Comunque qua si passa benissimo. Ragazzi, non metterò mai il divano attaccato al muro, sarebbe troppo distante dalla televisione. Sono un po' arrabbiato, mi sto preparando a tornare in Italia per Pasqua, 4 giorni, niente di che. Per entrare in Italia devo avere un tampone negativo e basta, compilare l'autocertificazione, ma non è così complicato come credevo. Ho contattato il 1500, mi hanno detto che comunque da chi entra da un'altra nazione con il tampone, cioè non è così importante quello che uno scrive come motivazione, posso scrivere semplicemente che torno dalla mia compagna e non ci sono problemi. Il problema adesso è per rientrare in Svizzera, perché da quando sono aumentati i casi in Italia, ora anche in Lazio quasi tutte le regioni italiane rientrano in questa lista nazioni, regioni pericolose dove c'è un alto numero di contagiati. C'è un calcolo che loro fanno, rapporto positivi con ogni 1000 persone, quindi dovrei tornare in Svizzera con un tampone e comunque andare in quarantena, cosa che non voglio assolutamente fare perché non ho 4 giorni liberi, non voglio prenderne 14, anche perché poi la quarantena non viene pagata. Anzi, capitemi, io non è che sto dicendo che è una regola che non voglio fare, che non mi stanno bene le regole, assolutamente no. A me mi dà fastidio che io comunque quasi ogni giorno sto a contatto con persone sospette, persone che mettiamo anche in isolamento perché hanno dei sintomi, no? Quindi si fa il tampone e si mette in isolamento. Quindi rischio quasi ogni giorno di contrarre il virus, di entrare in contatto con persone positive, cosa che poi mi è anche successo più di una volta mentre lavoravo. Però quando devo andare in vacanza, quando devo fare qualcosa mio, guai se vado da una parte che poi, nel senso, se rimango in Svizzera incontro molte più persone che se vado in Italia. In Italia adesso attualmente in zona rossa, io se vado giù è per stare con la mia compagna, mentre se rimango in Svizzera sicuramente incontro più persone. Ma addirittura sto pensando di andare in Germania, dove ho l'altra parte della famiglia, che attualmente comunque non è in zona rossa per la Svizzera, quindi è un po' una contraddizione, insomma, via. Sono un po' deluso, però è possibile che questa lista venga aggiornata entro la data mia di partenza, quindi io avrei l'appuntamento il 30 per il tampone. Se entro il 29 viene riaggiornata e il Lazio non è più in questa lista, posso partire, altrimenti rimango qui oppure vado in Germania.
Ma almeno non mi posso lamentare che è caldo. Insomma, dai, per essere la prima volta che vado a correre in 5 mesi, già che non mi è venuto un infarto, è tanta roba. Faccio all'incirca 5 chilometri e poi una bella doccia calda. Procedono, procedono. Questa è la parte vecchia dell'ospedale. Oh no, sì, questa è la parte vecchia. Ok, andiamo a buttare vetro e lattine. Ok, allora vado a buttare l'immondizia. Ci vediamo tra un secondo. Dovrei urgentemente far pulire la macchina. Ora, per stasera ho in mente di fare una cosa molto particolare e poi ci farò un video dedicato. Voglio fare il raclette, quindi adesso andiamo a comprare la piastra e poi andiamo a fare la spesa. Sono qui alla Micros, ma siccome non vendono alcolici, raga, è inutile per me entrarci. Ho preso anche una bilancina per pesare la pasta. Bisogna che rincomincio a pesare la pasta. E ora si va a fare la spesa al Lidl, che è di strada. Oggi non mi sono spostato più di tanto perché avevano messo neve addirittura, in teoria anche domani, ma domani comunque, se il tempo è bello, facciamo qualcosa, senza esagerare, eh. Ok, bambini, levatevi che vacciacco. Ok, ho speso un bel po' di soldi perché ho preso tutte cose sfiziose per fare il raclette. È inutile, no? Se devo fare il raclette e utilizzare solo le patate lesse, cioè quanto è il cavolo, no? Ho preso un pezzetto di carne buono, ho preso i spiedini, insomma tutte cose un pochino più costose. Infatti ho speso 86 franchi. Paradossalmente sono costi che posso scaricare. Le cose funzionano un po' diversamente che in Italia, come ben saprete se avete una partita IVA. Comunque alla fine di questo mese faccio un resoconto delle spese. Passeggiatina al centro, che è da tantissimo che ci devo andare. Guardate, carini, questi sarebbero carini da regalare. Questa è la porta del comune, una tra le porte del comune, l'edificio del comune. Infatti vediamo che c'è lo stambecco rampante e lo stemma cantonale si trova un po' ovunque, come vedete anche qua sopra. Purtroppo i ristoranti ancora chiusi, non ho ancora potuto provare le bontà del luogo. Questo sarebbe un tipico ristorante della zona. E ci troviamo proprio al centro centro. Qui stanno facendo i lavori da quando sono arrivato. C'è anche un negozio di antichità cinesi. Particolare. E non è che lo nascondono, perché come vedete si trova un po' ovunque. Questo è il comune, ora non so quale parte, perché per fare alcuni documenti sono dovuto andare altrove. Però c'è scritto Rathaus, è il comune. Al centro c'è anche un bellissimo negozio di coltelli, guardate i bei coltelli da cucina. Esagerati, però bellissimi, sì. Guardate, carino, per aprire le uova. Stranissimo, eh. Sono le 4:40, i negozi già sono chiusi. Chiudono prima, cioè il sabato chiudono prima. E sono entrato al Manor anche oggi e hanno veramente tantissime cose per la casa. Guardate, bravo il cagnolino. Carina. Ok ragazzi, il video sul raclette è appena stato girato, lo vedrete
qui sul canale restano solo dei piccoli segni sulla tovaglia nuova, mannaggia la miseria. Però va bene così, il raclette è buonissimo, sicuramente in compagnia è molto più divertente. E niente ragazzi, ci vediamo domani. Devo finire la roba di ieri e quella roba che ho aperto, quindi facciamo un miscuglio. Questa sì che è una bella padella, eh? Funghi, carne, questo è l'involtino, no, questo è lo spiedino che l'ho aperto, l'ho tagliato. Alla fine ci metto qualche patatina, c'è lo speck, insomma dai. E anche oggi una corsetta, oggi mi dovreste sentire meglio. L'altro ieri c'era molto vento. Sabato sera o domenica sera esce il video sul raclette, molto carino. Dato che ci sono, ragazzi, alzate il sedere dal divano e uscite, fate una passeggiata, magari una corsetta. Non state sempre chiusi dentro casa. Vi ringrazio per la visione, lasciatemi un pollice in su se vi piace vedermi faticare. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, sarebbe molto importante per me, perché vedo che tanti di voi guardate i video senza essere iscritti. Permesso, non è che è vietato, soltanto mi farebbe piacere, perché anche se può sembrare banale, fa molto bene al canale, fa molto bene a questo mio progetto su YouTube. Vi ringrazio per la visione, a presto e ciao.